Buonasera a tutti, benvenuti, nuova puntata di Kairos, il programma dove abbiamo un approfondimento maggiore su alcune tematiche. Come sapete, ogni settimana cambia l'argomento. Abbiamo parlato di nutrizione la scorsa volta, oggi invece ci addentriamo nella storia. Non sono da sola, vi presento la mia co-conduttrice che già conoscete e io accolgo subito Marina. Ciao Marina. Ciao, ciao Silvia, buonasera a tutti. Non preoccupatevi, sentite la voce di Marina, ma non siamo a vie naturali. Oggi Marina riveste quello che è poi il suo ruolo lavorativo, no? Da professionista, perché tu sei un'archeologa. Esatto, sono un'archeologa. Quindi amante della storia e anche dei viaggi, vedi, così riesci a coniugare le due cose, direi che è un bel binomio. Allora, oggi Assolutamente sì. siamo qui perché, come dicevamo, abbiamo un approfondimento su una parte archeologica, su un contenuto che adesso, con cui adesso con Marina inizieremo a parlare e quindi, insomma, anticipaci un po' qual è l'argomento di oggi. Sì Silvia, io oggi volevo parlare di una scoperta archeologica che in realtà è avvenuta l'anno scorso, però i cui esiti, diciamo, continuano ancora quest'anno, ne sentiremo parlare ancora molto a lungo perché gli scavi proseguono ed è già stato annunciato che ne vedremo delle belle prossimamente. E, io vi porto oggi a San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena, dove l'anno scorso, più o meno un anno fa, era novembre, però diciamo che insomma era inizio di novembre, però diciamo che ci siamo più o meno, è stata data alla stampa la notizia appunto di un grandissimo rinvenimento, di un importante rinvenimento di bronzi all'interno di un santuario votivo di età etrusca e romana. Questa notizia ha avuto grande risalto, grande scalpore per la chiamiamola bellezza, diciamo per lo stato di conservazione molto, molto interessante e molto, molto ben conservato per l'appunto dei rinvenimenti che sono per la maggior parte oggetti in bronzo, in particolare 24 statue e statuette in bronzo di pregevole fattura artistica che vanno dall'età tardo-etrusca alla prima età imperiale e che raccontano un po' come avveniva il culto delle acque e appunto come le persone si approcciavano ai santuari, alle acque termali. Noi siamo a San Casciano dei Bagni. San Casciano dei Bagni è per l'appunto una località termale in Toscana dove c'è quest'acqua termale naturale, quindi non le terme, le spa come possiamo trovare un po' ovunque, diciamo così. Lì ci sono proprio delle vasche dove sgorga l'acqua sulfurea, l'acqua termale per l'appunto, e dove fin da epoche remote, appunto dagli Etruschi, dai Romani in avanti e per tutto il corso della storia del territorio fino a noi, fino a oggi, appunto queste vasche vengono frequentate dalle persone che vogliono appunto trovare cure, trovare rimedi salutari o semplicemente stare a mollo nell'acqua sulfurea, nell'acqua calda. E che questo territorio, che queste fonti fossero frequentate fin dall'antichità è cosa nota almeno dal 500, perché i primi antiquari, i primi appassionati di antichità, diciamo così, del Rinascimento, dell'umanesimo, trovarono a San Casciano dei resti archeologici legati al culto delle acque, quindi iscrizioni che citavano Apollo oppure Igea, quindi divinità salutari nel mondo romano. E quindi, insomma, si sapeva da diverso tempo che a San Casciano vi potesse essere un santuario molto antico dedicato ai culti salutari. Tra l'altro, nel territorio di depositi votivi e di santuari legati anche al culto delle acque ce ne sono. Pensiamo anche al territorio: nel territorio c'è Chianciano Terme, di nuovo tornano le terme, torna il termalismo, è terra etrusca. E quindi, nel corso del tempo, il territorio ha restituito diversi depositi votivi, in cui sostanzialmente sono le persone etrusche e poi romane offrivano oggetti, offrivano votivi, cosiddetti votivi anatomici, ovvero, che ne so, mani, dita, piedi, uteri,
ma anche seni, organi riproduttivi maschili, occhi, orecchie, a seconda di ciò che le persone volevano curare o avevano curato e quindi offrivano l'ex voto come dire, in dono per ringraziare la divinità. Un po' come avveniva, come avviene anche nelle nostre chiese, dove troviamo ogni tanto gli ex voto, quelli a forma di Esatto. cuore offerti alla Madonna, ecco. Cioè, non è cambiato niente nel modo di porsi delle persone rispetto al divino, nel chiedere la grazia, nel riceverla e nel ringraziare a propria volta. Diciamo che alla fine l'uomo passa i millenni, ma sempre Lo facevano anche poi quelle antiche pulsioni muoiono. civiltà, quindi Sì. effettivamente è proprio un rimando continuo. Esatto. Allora, qual è la differenza tra San Casciano dei Bagni e questi depositi votivi che vi citavo e di cui appunto non cito neanche i nomi perché sono tanti e sono effettivamente molto poco noti poi sostanzialmente? Perché San Casciano dei Bagni è diverso? Allora, a San Casciano dei Bagni è in corso un'indagine archeologica, un progetto scientifico fin dal 2018. Proprio perché si sapeva, grazie alle fonti cinquecentesche e poi anche ottocentesche, che nella zona doveva esserci un santuario delle acque, quindi dedicato ai culti salutari legati appunto alle acque termali. E quindi fin dal 2018 gli scavi si sono concentrati nell'area delle vasche. Voi immaginatevi, da una parte ci sono le vasche, la vasca frequentata dalle persone quotidianamente che vanno appunto a fare il proprio bagno termale, dall'altra parte, divisi da una rete, ci sono gli archeologi che scavano nell'altra vasca. La vasca che alla fine è stata scelta è quella del cosiddetto bagno grande. Una vasca grande, effettivamente, in cui c'è risalita di acqua termale, di fango, e al cui interno, ecco, sono cominciate a emergere a un certo punto una serie di oggetti, prima delle iscrizioni, degli altari, diciamo così, in pietra, in marmo, con iscrizioni legate alle divinità, appunto Igea, Apollo, quindi divinità salutari. Poi al di sotto hanno cominciato a emergere una serie di materiali votivi molto importanti, molto interessanti, bronzi principalmente. E quindi, scava che ti scava, praticamente è venuto in luce l'estrema complessità di questo santuario, un santuario che ha avuto vita dal secondo secolo avanti Cristo fino al quinto secolo dopo Cristo, quando a un certo punto questo santuario delle acque viene tombato, diciamo così, con queste iscrizioni che vi dicevo, viene tutto deposto, appunto, tutto insieme, tutto nella vasca, in maniera da non disperdere, da non distruggere questi doni che erano stati fatti dalle persone del passato, diciamo così. Però perché viene chiuso il santuario? Perché nel frattempo si impone la religione cristiana. E la religione cristiana non consente di donare oggetti ex voto alle divinità pagane. Però, in un certo qual modo, per continuare, per non dare un segno troppo drastico, diciamo così, del cambio di passo che la religione cristiana dava rispetto alla religione pagana, diciamo che il santuario viene semplicemente chiuso, le offerte votive vengono sigillate al suo interno e in questo modo sono tutti più o meno tranquilli. Anche le vecchie divinità, diciamo che non si arrabbiano, mettiamola così. Un minimo di suggestione comunque ci poteva pure No, stare, io, ma giusto, sai, giusto, ci non mancherebbe. vorrei comunque, io non ci credo, cioè credo a Dio e non credo a Giove, però non si sa mai che Giove si incazza, scusate il termine, era per farla molto colorita. E quindi abbiamo il santuario che viene sigillato nel V secolo d.C. In realtà scopriamo, man mano che si scava, che il santuario aveva già subito nel primo secolo dopo Cristo, se non vado errata, un altro sigillo, diciamo così. Era successo cosa? Era successo che un bel giorno, durante una tempesta probabilmente, si era abbattuto un fulmine sul santuario. Quando un fulmine si abbatte in età romana, un fulmine si abbatte su una casa o su un santuario, a maggior ragione, allora quel fulmine prende un valore simbolico.
viene chiamato fulgur conditum e tutto quello che colpisce a quel punto viene sigillato e chiuso. Ed è quello che succede a questo santuario. Ed è quello che ha fatto sì che questo santuario fosse così straordinario rispetto a quelli che vi citavo prima. Perché praticamente, avendo sigillato tutto con questa folgore, al di sotto si sono conservate perfettamente deposte tutte le 24 statue che vi citavo prima, di età etrusca e romana. E questa è una scoperta eccezionale. Caspiterina. E no, è molto bello, ma poi più che altro perché io vi parlo di un fulmine? Perché l'hanno trovato, cioè hanno trovato effettivamente, gli archeologi hanno trovato effettivamente un fulmine in bronzo. E questo fulmine in bronzo gli ha dato la chiave di lettura per capire perché poi c'erano tutte queste statue deposte al di sotto. Quindi è una cosa molto molto interessante che ci parla di come i romani concepivano non soltanto il culto delle acque, ma proprio la religione in senso ampio. È una Sì, cosa io molto ho sempre molto. trovato affascinante queste cose perché ti permettono davvero di guardare al di là del passato, quindi al di là come dire, della pura scoperta scientifica, no? Ma inizi davvero a conoscere quasi una cultura e sembra, non lo so, a me sembra sempre paradossale e strano sapere che c'è stata un'altra civiltà nello stesso luogo dove siamo noi adesso. Ho sempre trovato affascinante questa cosa, sarò un'eterna sognatrice, ma... No, è affascinante senz'altro ed è affascinante trovare appunto nelle pratiche del passato molte cose che hanno punti in comune col presente. Ora, lasciando perdere questo discorso del fulmine, che è una cosa tipica, particolare degli Etruschi e poi dei Romani, però il fatto come dire, di dargli ex voto alle divinità o il fatto di sfruttare le acque termali ancora per curarsi in certi casi è una cosa che conoscevano gli Etruschi, è una cosa che facciamo ancora oggi. Esatto. Quindi tanti punti di confronto ci sono tra le civiltà del passato, le culture del passato e quelle del presente. Bisognerebbe capire anche magari come migliorare prendendo spunto dalle azioni del passato, ma quello mi sa che è ancora un passo ulteriore avanti. Allora, Marina, io direi facciamo la nostra pausa musicale, poi torniamo così continui a parlarci, insomma, di questa scoperta. Bentornati qui a Kairos, oggi questo pomeriggio che volge ormai verso la sera, verso il freddino di questo settembre. Confesso che qui stiamo già quasi pensando di accendere la stufa, a dire la verità, perché iniziano a calare le temperature qua in montagna e oggi abbiamo questo bel momento di archeologia. Io ho questa immagine, cara Marina, di una bella stanza di un museo dove io sono lì con la mia bella copertina, una tazza fumante di tè e sono lì in tua ammirazione e ti ascolto. Anche nel fuori onda le ho detto che io potrei rimanere ora ad ascoltare, infatti interverrò poco in questa trasmissione, sappiatelo, perché oggi voglio godermi proprio la spiegazione, un po' quello che vuole portare, no? Un po' questa trasmissione, avere il nostro esperto della settimana che ci racconta. Che può essere un viaggio, che può essere la storia, come in questo caso fa Marina, insomma, nulla a cui togliere i bronzi di Riace, per carità, però insomma, anche questa scoperta di San Casciano è davvero interessante. Assolutamente sì, e tra l'altro proprio nel momento in cui è stata presentata al pubblico la scoperta dei bronzi di San Casciano è stata paragonata per importanza a quella dei bronzi di Riace. Però su questo tema ci vorrei tornare magari più tardi. Adesso mi interessa invece mostrarvi, per modo di dire, mostrarvi a parole, diciamo così, alcuni dei bronzi rinvenuti, perché fin qui vi ho detto grande scoperta, scoperta importantissima, 24 bronzi, eccetera, eccetera, però di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando esattamente? Allora, parliamo di statue in bronzo, non immaginiamoci statue uguali al vero, diciamo, sono statue a scala ridotta. Diciamo così, di persone, di divinità e di motivi anatomici, ovvero appunto parti del corpo offerte in dono, presumibilmente dopo la cura o dopo la guarigione. Tra le statue ce n'è una in particolare molto molto interessante, praticamente raffigura un uomo nudo con le braccia alzate.
il volto molto, molto curato nei dettagli, i capelli curati nel dettaglio e tutto, il corpo, se lo guardiamo bene, è tremendo. Ha le braccia secchissime, le gambe che sono ancora più secche se possibile, cioè, insomma, sembra e probabilmente era un uomo rachitico o comunque affetto da una qualche patologia delle ossa e che non gli faceva avere appunto quel fisico prestante che noi potremmo immaginare invece di solito per le statue. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo questa statua, questa piccola statua, diciamo, realizzata evidentemente in un'officina bronzistica molto capace. Perché alla precisione del volto e dei capelli, quindi alla cura che mette nei dettagli del volto, accompagna anche una cura molto interessante nei dettagli della malattia di questo personaggio. Questo personaggio ha poi tutta un'iscrizione incisa su una gamba in cui è scritto nome e cognome, offre la divinità tale perché per la cura che ha ricevuto. Quindi si suppone che quest'uomo, che era rachitico o che comunque aveva problemi ossei, diciamo, di postura o quello che sia, dopo essersi curato alle terme, evidentemente, se non è guarito del tutto, quantomeno è stato meglio. E quindi ha offerto questa statua come Deogratias, in omaggio per ringraziare appunto la divinità della cura ricevuta. E questa è una cosa molto molto bella, è un esempio molto molto bello, è molto bello tra l'altro ascoltarlo dalle parole di Emanuele Mariotti, che è il responsabile scientifico, il direttore scientifico dello scavo, che in un bel documentario realizzato dalla RAI e che è disponibile su RaiPlay, che vi consiglio di guardare, spiega proprio il rinvenimento di questa statua, usa proprio lui le parole braccia rachitiche. Tra l'altro, immaginate, vi ho detto da un toscano, rachitiche, gli esce la C aspirata, è bellissimo. E, al di là di questo, lui punta proprio l'accento sulla persona, punta l'accento sulla stranezza dell'oggetto, la stranezza dell'oggetto che però riprende esattamente, raffigura precisamente quello che era la persona reale. E quindi immediatamente noi, attraverso quell'oggetto, possiamo percepire la malattia, possiamo percepire la disperazione anche della persona, possiamo percepire tutto il sentimento di devozione, la speranza di ricevere effettivamente le cure e la gioia nel vedere che effettivamente le cure gli hanno consentito un qualche miglioramento. Quindi incredibilmente questi oggetti ci fanno vedere le persone del passato, questo persona rachitica viveva nel territorio di San Casciano dei Bagni nel primo secolo d.C. Ci fanno vedere queste persone del passato come molto vicine a noi, che provano gli stessi sentimenti che possiamo provare noi di fronte alla malattia. È una cosa molto, 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 molto impattante, devo dire. Poi altre statue sono, ad esempio, una statua di un togato. Togato cosa vuol dire? Il togato è un personaggio vestito con la toga, come se fosse un qualche amministratore pubblico. Questa statua è di fine secondo, inizio primo secolo avanti Cristo e praticamente è molto simile, tra l'altro, a una statua molto più nota della stessa epoca, si colloca come arte etrusca nel momento, nella fase di transizione, diciamo così, all'arte romana, ed è la statua dell'Arringatore, per chi lo conosce, che si trova al Museo Archeologico Nazionale di Firenze, ma che di fatto proviene da Perugia o dal Lago Trasimeno, insomma, è stato trovato più o meno in quel territorio. E non è poi così distante da San Casciano dei Bagni, se ci facciamo caso. Quindi questa statua di Togato, più piccola del vero, mentre l'Arringatore è grande al vero, praticamente mostra più o meno gli stessi caratteri, quindi il volto severo, ben pettinato, gli occhi molto, molto segnati e appunto l'abbigliamento del togato, il che vuol dire che nel santuario, il santuario è frequentato da persone di ogni rango e poi nel caso del togato che dona una statua raffigurante se stesso o ha una testa raffigurante o in un altro caso una testa raffigurante se stesso vuol dire che erano persone che potevano permettersi di pagare comunque una cifra cospicua per offrire un bronzo di quelle dimensioni. E quindi anche questo ci racconta molto sulla società, sulle persone che frequentavano quei luoghi. Altrimenti vengono offerte divinità e c'è una bellissima statua di Apollo
che sta incoccando l'arco, quindi praticamente è messo nella posa, l'arco non si conserva più, però è messo proprio nella posa in cui sta inserendo la freccia pronto per scoccarla, e quasi sembra che stia eseguendo un passo di danza, per cui a vederla così sembra quasi sospeso nel vuoto, sembra quasi che stia volando, poi in realtà non vola, semplicemente appunto sta quasi compiendo un passo di danza mentre ha quest'arco e questa freccia in mano. E anche questo Apollo, divinità salutare, molto, molto, come dire, seguita appunto in contesti di questo tipo, noi abbiamo appunto la statua dedicata a lui. Quindi qui abbiamo il caso di una persona che non, di un offerente, di un credente che non offre un oggetto relativo a se stesso, in cui non racconta la sua malattia, ma offre proprio la statua in ringraziamento o in attesa di avere appunto la guarigione. E anche questo, insomma, ci racconta molto del culto. Altri oggetti che sono stati trovati, altre statuette che sono state trovate, raffigurano bambini, infanti, neonati, avvolti in fasce. E quindi qua abbiamo il discorso dei bambini magari nati prematuri o dei bambini appena nati che però hanno patologie varie. E quindi l'offerta di queste statue ci dice che sostanzialmente non erano solo gli adulti, non era solo per gli adulti che si pregava e che si cercava la cura, ma anche per i bambini, Sì, sostanzialmente anche per in tutti i questo santuari. caso tornano un po' le usanze di tante popolazioni, quindi. Eh sì, assolutamente. Ma infatti, come si diceva prima, alla fine non, certe cose, certe credenze varcano i secoli, varcano i millenni, varcano le religioni e rimangono però sempre uguali nel profondo, perché poi l'animo umano è quello, c'è poco da fare. Altri oggetti che vengono donati, invece, li citavo all'inizio, sono i cosiddetti votivi anatomici, ovvero porzioni di corpo umano. Possono essere gli occhi, possono essere le orecchie, e a San Casciano sono state trovate veramente tante orecchie, possono essere piedi, possono essere mani, possono essere dita, possono essere seni. Addirittura a San Casciano sono state trovate, questa è una cosa molto molto particolare, sono state trovate praticamente apparati digerenti, Niente. ovvero. No, è una cosa assolutamente strana, perché io nella mia ignoranza pensavo che le prime, come dire, le prime ricostruzioni, diciamo così, di anatomie dell'apparato digerente fossero state fatte a partire dal 500, quando ci sono appunto i medici che cominciano effettivamente a studiare l'anatomia umana e a rifare in cera gli organi interni. Invece questi rinvenimenti mi dicono che in realtà una conoscenza anatomica abbastanza approfondita, sì, certo, non è precisa, Certo, chiaro. perfetta, però abbastanza approfondita, comunque rende molto l'idea e si capisce immediatamente che cosa abbiamo davanti, ce l'avevano già in età romana. È una cosa di una bellezza incredibile, è proprio un rinvenimento molto 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 particolare. Ecco, tra tutti forse, perché le statue alla fine le vediamo ogni giorno, le conosciamo nelle loro varianti, nelle loro qualità artistiche più o meno elevate, ma un oggetto di questo tipo è veramente molto 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 particolare. Sono gli stessi archeologi ad averlo sottolineato. Questi oggetti di cui vi ho parlato, che chiaramente non esauriscono tutti i 24 oggetti, le 24 statue che sono state rinvenute, ma sono esposte in mostra al Palazzo del Quirinale. Sono state esposte in mostra a partire dall'inizio dell'estate, proprio perché l'eccezionalità della scoperta andava, come dire, in qualche modo tenuta calda, diciamo così. E andava, come dire, non dico pompata, però insomma, diffusa, effettivamente diffusa, perché spesso in archeologia noi facciamo come dire, abbiamo la cattiva prassi di lanciare la scoperta e poi finisce tutto lì. Invece in questo caso è stata lanciata la scoperta appunto un anno fa. C'è stata la promessa di un museo che verrà aperto a San Casciano dei Bagni, penso l'anno prossimo, comunque non appena il palazzo sarà allestito e Sarà pronto. ultimato.
Esatto. Nel frattempo, però, vabbè, innanzitutto ho studiato i materiali a tempo di record, ho studiato il contesto a tempo di record e poi è stata appunto allestita una mostra al Palazzo del Quirinale. Mostra che tra l'altro doveva concludersi a ottobre, ma che, notizia di pochi giorni fa, verrà, prolungata fino al 2 dicembre. E per visitare la mostra ha un biglietto che è veramente bassissimo perché costa 1,50 euro, è veramente una roba. Nulla praticamente. Poco, è nulla, è veramente poco, però è a prenotazione obbligatoria perché i gruppi che possono entrare all'interno del Palazzo del Quirinale di volta in volta sono Chiaro. contingentati. Quindi va prenotato e con l'accortezza di se prenoti, però poi ti presenti, non è che perché Esatto. intanto il contatto costa solo 1,50 euro, poi non ci vai. Come E quindi sempre, no? vabbè. Bisogna sempre farsi riconoscere. Esatto. Ecco, la mostra è molto interessante. Perché, vabbè, innanzitutto fa, come ho fatto io all'inizio, fa un'introduzione sui culti salutari nel territorio di San Casciano e poi si apre alla grande con quella folgore che vi dicevo prima. Cioè, si entra in un corridoio stretto, ora vi spoilerò la mostra, però a beneficio di chi non la vedrà, si entra in un corridoio stretto e buio, in fondo al quale, si vede, illuminato questa folgore in Che bronzo. bello. È alta, poi alla fine è alta 20 centimetri, non è questa cosa incredibile, però alta 20 centimetri e facciamoci caso, visto che tutti i rinvenimenti sono stati fatti nel fango, poteva darsi che sfuggisse, essendo così piccola. Esatto. Invece, per fortuna, a parte che è stato scavato tutto estremamente con cura e con grande professionalità, quindi non si sarebbe mai dato il caso, però comunque sia, abbiamo questa folgore piccola di 20 centimetri che, come vi dicevo prima, ha permesso però di contestualizzare il tutto, di comprendere la storia del santuario in età prima imperiale. E poi da lì si procede. Dopo la folgore si procede e ci sono poi appunto le altre statue in mostra, alcune quelle di cui vi parlavo, il rachitico, poi c'è una divinità delle acque, una divinità femminile. Devo dire, molte iscrizioni, se non, mo, scusa, molte statue, se non tutte, sono iscritte, perché al di sopra, o su un braccio, su una gamba o su una parte del corpo, il donatore vuole lasciare traccia di se stesso, deve dire alla divinità: io ho ricevuto questa cura, oppure io offro questo a beneficio di ricevere la cura, eccetera. Beh, in modo che in qualche modo la divinità si ricordi e faccia il suo dovere, mettiamola così. E quindi, sala dopo sala, noi intanto incontriamo appunto queste statue, le divinità, i malati. E appunto entriamo un po' nello spirito del tempo nell'idea che c'era dietro appunto al donare in un santuario, al curarsi in un santuario delle acque, a curarsi con le acque termali. E poi c'è un discorso molto interessante che fanno in mostra sul finale e che riguarda il peso del bronzo. Ovvero, a un certo punto, dopo il secondo secolo più o meno, tranne rare eccezioni, non vengono più offerte grandi statue. Vengono offerte o statuette più piccole, oppure decisamente direttamente vengono fatte donazioni in moneta. Cosa significa? Significa non tanto che le persone, i donatori non erano più in grado di permettersi una statua, anzi, tutt'altro, loro offrivano quello che offrivano inizialmente in età etrusco-romana era comunque un pezzo di bronzo, lavorato o non lavorato, però il valore che era dato dal peso del bronzo. Quindi a un certo punto, quando in età romana più avanzata offrono soltanto monete, di fatto offrono comunque bronzo. Anche se non è più nelle forme artistiche, dei votivi anatomici o delle statue, però è sempre come dire, il pagamento di un'offerta in bronzo che fa la differenza. Chiaro. Il percorso della mostra è breve ma intenso, devo dire. Però appunto a corredo della mostra è stato realizzato, come dicevo prima, un bel documentario su RaiPlay in cui appunto si possono ripercorrere tutte le fasi sia dello scavo che dell'interpretazione che del restauro degli oggetti, perché gli oggetti naturalmente sono stati scavati appunto proprio letteralmente scavati nel fango, lavati lì per lì del fango addosso e sciacquati, tenuti in fresco, diciamo così, ma poi sono intervenuti subito i restauratori per evitare qualsiasi problema di ossidazione o di
o di ulteriore causa di rovina, Deterioramento, diciamo, chiaro, chiaro. esatto, di deterioramento. Immagino l'enorme lavoro, ma anche perché in tempi così brevi, mamma mia, deve essere stato Eh sì, veramente una cosa epocale. quello è stato veramente epocale davvero, perché i tempi sono stati veramente molto ristretti, perché lo scavo si è concluso a ottobre, lo scavo appunto questo che ha, la campagna di scavo che ha permesso di recuperare questi bronzi si è conclusa a ottobre del 2022. All'inizio di novembre, quindi subito lì per lì, è stata lanciata la notizia a tutti i media nazionali e internazionali. La notizia ha fatto proprio il giro del mondo. E poi a giugno ha aperto la mostra Figurati, al sette Palazzo del mesi, pazzesco. Quirinale. Quindi in sette mesi hanno dovuto, gli archeologi, i responsabili dello scavo hanno dovuto studiare i materiali, studiare il contesto, produrre anche una pubblicazione scientifica a supporto di Chiaro. questo, perché altrimenti, perché senza pubblicazione scientifica il dato archeologico non è supportato, chiaramente, non si può fare una mostra su oggetti inediti, diciamo così, questo nella prassi del lavoro dell'archeologo. E quindi sì, c'è stato un lavoro dietro infinito, incredibile, davvero complimenti ai direttori scientifici che sono appunto Emanuele Mariotti che citavo prima, Jacopo Tabolli e Ada Salvi della Soprintendenza di Siena, che hanno fatto un lavoro di squadra veramente egregio ed esemplare. Che bello, che bello. Bene, noi ci congediamo per la pausa musicale e poi torniamo qui a parlare con Marina. Bentornati qui, bentornati nell'archeologia oggi puntata dedicata ad ESE, dedicata alla scoperta. Recente, sì, possiamo dire recente, anche se dell'anno scorso, ma comunque recente, dei bronzi di San Casciano, e Marina ci stava appunto spiegando un po' come è successo, che cosa è stato fatto. Abbiamo parlato nel blocco precedente proprio della mostra che è ancora in auge al Quirinale fino a dicembre, per cui insomma, per chi magari avesse l'opportunità può ancora forse sperare di prenotare, credo che magari qualche opportunità ancora ci sia, insomma, perché vale davvero la pena. E quindi ti lascio continuare, Marina, perché io avevo fatto un accenno al fatto di dire nulla a togliere ai bronzi di Riace, eh? Però insomma la campagna di comunicazione che è stata fatta è davvero enorme. Sì, è stata fatta una campagna di comunicazione davvero enorme, a partire appunto da novembre dell'anno scorso. Io tra l'altro stavo in ospedale, a un certo punto la mia bolla social è esplosa, ho cominciato a ricevere messaggi da ogni parte: oh, ma cos'è sta cosa? Oh, ma cos'è? Ma San Casciano, ma i bronzi di ghiaccio? Io dicevo, che c'entrano? No, aspetta, aspetta. Perché ero informata degli scavi in corso, sapevo che c'erano delle cose importanti che bollivano in pentola, però non si aveva idea del tutto, no, anzi non si aveva idea proprio di quello che stava effettivamente venendo in luce. Si sapeva che c'erano appunto gli scavi nel Bagno Grande di San Casciano, la pagina Facebook, comunque i social degli scavi di San Casciano pubblicavano e pubblicano tra l'altro anche adesso con molto garbo, con molta professionalità, vari momenti appunto degli scavi. Quindi insomma eravamo. Chi voleva essere informato sui fatti era informato. In quel momento mi arriva cioè, milioni di messaggi da gente, da più disparati, che sta succedendo? Fammi accendere il computer. E quindi ho visto la notizia. E la notizia è stata lanciata davvero in grande stile. E per far comprendere l'importanza più che altro del rinvenimento, per quanto contesto completamente diverso epoca anche completamente diversa, luogo di ritrovamento completamente diverso, il paragone che è stato fatto con i bronzi di Riace. Il paragone è stato fatto in virtù di due cose. Uno, è stato detto che era la scoperta più importante in Italia dai bronzi di Riace. Come dire che i bronzi di Riace sono stata una scoperta importantissima, peraltro avvenuta nel 2022, 50 anni precisi prima, quindi ci stava proprio bene anche come costruzione della comunicazione. E poi scoperta importante perché, bene o male, gli oggetti erano fatti nello stesso materiale.
Va da sé che le due cose non sono paragonabili in realtà, perché i bronzi di Liace innanzitutto sono stati sono due grandi bronzi di IV secolo avanti Cristo, età classica, opere mirabolanti proprio dell'arte classica greca, e sono state però rinvenute in acqua, in mare, prive di contesto, quindi noi non sappiamo da dove venissero, quale nave le trasportasse verso dove, perché stessero lì, se erano quelle due statue da sole o se facevano parte di un gruppo più ampio, sia all'origine che quando sono finite in mare. Quindi in realtà i bronzi di Liace devono la loro fama essenzialmente a se stessi, cioè al loro essere quell'oggetto d'arte antica in sé per sé considerato, diciamo, perfetto da tutti i punti di vista. I bronzi di San Casciano, come ho cercato insomma di spiegare fino adesso, la loro importanza non sta tanto nella qualità artistica, che c'è, per carità, c'è e come se c'è, però sta nel contesto di rinvenimento, nel contesto di seppellimento loro e in tutto il contesto del territorio. Cioè, rinvenire la statua dell'uomo rachitico, per dire, in mare, come sono stati rinvenuti i bronzi di Liace, non farebbe lo stesso effetto, perché sarebbe decontestualizzata. Tu trovi questa statua di uomo particolarmente, peraltro a quel punto tu diresti pure mal riuscito, e quindi la metti, forse non la esponi neanche in un museo, forse la metti in un deposito. Perché? Ma perché non ti dà tutte le informazioni che invece ti può dare nel momento in cui tu la rinvieni in corso di scavo. E infatti il rachitico rinvenuto all'interno della piscina del Bagno Grande assume tutti quei significati che vi dicevo prima, forse anche qualcuno di più, e ci racconta una storia che va ben oltre l'oggetto. E quindi insomma, questo un po' per dire la differenza tra bronzi di Liace e bronzi di San Casciano a livello comunicativo, diciamo così. Poi tra l'altro a me piace indagare le questioni di comunicazione dell'archeologia, proprio, cioè, mi ci diverto proprio il mio pane quotidiano, e quindi mi sono divertita un po' a guardare poi tutte le polemiche che sono uscite dopo che appunto è stato fatto il paragone tra i bronzi di San Casciano e i bronzi di Liace, perché addirittura c'è chi dal sud Italia ha pensato che si volesse fare questo paragone tra i bronzi e i bronzi di San Casciano e in qualche modo mettere in secondo piano i bronzi di Liace, che ora mi pare veramente, veramente eccessivo, ecco. E quindi sono state spese tante, tante, tantissime parole su questo tema. Poi c'è stato invece qualcun altro che ha fatto quest'altro paragone veramente azzardato, ovvero ha paragonato la piscina del Bagno Grande con tutti gli rinvenimenti dei bronzi a Lourdes. E quindi praticamente ha detto che i bronzi di San Casciano, che la piscina del Bagno Grande di San Casciano era la Lourdes degli Etruschi. Io quando ho letto questa cosa mi è preso lo sconforto, veramente lo sconforto. Perché proprio non c'è, cioè, come si può. E non si può commentare, perché ti lascia senza parole questa affermazione. Esatto. No, anche perché questa affermazione, se ho ricostruito bene, l'ha fatta un giornalista effettivamente, che è il direttore della rivista di settore Archeologia Viva. I giornalisti lo sappiamo che fanno delle uscite di questo tipo. Se tu guardi poi tutte le volte che c'è una scoperta archeologica, la Pompei, quella scoperta è la Pompei di questo, la Pompei di quell'altro, e quindi ok. Sono abituati a un po' di enfasi, dai, diciamo così. Sì, però anche meno, insomma. Cioè, vorremmo magari che le scoperte, le singole scoperte fossero importanti in sé per sé, non perché raffrontate a Pompei. Per quanto richiama Pompei, ti innesca il meccanismo cosa antica conservata bene, e vabbè, ok, però possiamo anche fare qualcosa di meglio. Dire che la piscina del Bagno Grande di San Casciano è la Lourdes degli Etruschi è indubbiamente un'operazione creativa che da un lato mi procura sgomento, dall'altra però ti faccio un applauso, perché effettivamente hai avuto grande fantasia. E il problema è che però questa espressione è stata ripresa e poi in vari passaggi di agenzie, di servizi giornalistici, eccetera, è stata attribuita a persone che non l'hanno pronunciata. Perché è stata attribuita ad un certo punto al direttore generale musei, ma il direttore generale musei si era limitato a dire che era a fare il paragone con i bronzi di Liace, ecco. Altre cose no. Per cui appunto
bisogna anche stare attenti quando si dicono, quando si fanno determinati paragoni azzardati e coloriti, che poi a seconda di come vengono riprese le notizie, poi si spargono in tutto l'orbita rarum, portandosi dietro degli evidenti errori. Il E quindi telefono senza fili questo. insegna, che poi la comunicazione Esatto. parte in un modo e ne arriva in un altro, quasi al contrario, quindi è Esatto. sempre un delicato. Molto. E c'è stato tra l'altro un caso, e con questo vado un po' a concludere, poi magari tiriamo un po' le somme di questa vicenda. C'è stato un caso interessantissimo che si è scatenato nei giorni proprio della scoperta, perché ad un certo punto ha cominciato a circolare online una foto che non era nelle foto del comunicato, contenuta nelle foto del comunicato stampa ufficiale, ma in cui c'era sostanzialmente un bronzetto bruttino con mani e piedi a sei dita. Allora, anche insospettabili colleghi miei, diciamo così, hanno cominciato a dire: ah, guarda, sei dita, allora evidentemente anche questo c'era, c'è anche il caso di chi era, di persone malformate, insomma, di persone un po' particolari, con problemi fisici evidenti, eccetera. Questa cosa ha ingannato un po'. Ha ingannato quelli meno sgamati, diciamo così. Io mi ero limitata a dire che, ma insomma, questa non c'era nelle immagini ufficiali, fosse vera, cioè farebbe più notizia questa che non gli altri 24 bronzi messi insieme, perché sarebbe una cosa stranissima, no? Un bronzetto a sega. Alla fine è venuto fuori la verità. Questa era un'elaborazione fatta appositamente da un artista di video art, sostanzialmente, di arte digitale, nel quale si era divertito a chiedere all'intelligenza artificiale di produrre lei stessa un bronzo etrusco in fase di scavo nel fango. Ed era venuta fuori questa statua, diciamo così. Questa statua è stata presa inizialmente, è stata diffusa da Labodiff, che è un magazine online su Facebook, ha diverso seguito, l'ho vista lì infatti. E poi da lì è stata ripresa da tutti quanti. Quindi la fake news si è sparsa a macchia di olio, cioè subito, proprio come una macchia d'olio, e ha raggiunto chiunque. Fino a che poi l'artista ha detto: no, scusate, guardate che non voleva neanche essere una fake news, è semplicemente un'elaborazione che ho fatto io, che ho pubblicato sulla mia pagina personale, e poi questi l'hanno presa. Però è stato bellissimo. È già tanto che in funzione di questa scoperta non sono partiti tanti vari complottisti. Mi sarei Sì, aspettata. Sai com'è, in effetti spuntano sempre fuori. mancavano solo quelli. No, vabbè, poi sono comparsi i classici meme, tra cui il più bello di tutti. Ritrovata faccia di bronzo, e praticamente sul meme avevano messo la faccia di Renzi. Vabbè. Quello oggettivamente faceva un po' ridere, devo dire. Però, insomma, anche i meme che si sono sviluppati a partire da questa cosa qua dimostrano comunque che la notizia ha raggiunto veramente una larghissima fetta della popolazione italiana, quantomeno sui social. E appunto ha raggiunto anche la stampa internazionale, è stata rilanciata, penso, in tutti i continenti questa notizia. E poi appunto concludo con quello che già citavo prima, è stato realizzato un bellissimo documentario a cura di Rai Documentari, disponibile su Rai Play, in cui poi appunto si racconta tutto l'iter della scoperta, si fanno i confronti con gli altri depositi votivi del territorio per contestualizzare meglio il discorso, e poi appunto vengono mostrate le varie fasi, dallo scavo al restauro, all'esposizione dei bronzi, l'approfondimento su alcuni degli oggetti, dei bronzi più particolari o più significativi, e secondo me è veramente un ottimo prodotto di divulgazione archeologica che insomma si accompagna a una comunicazione della scoperta e della continuità, insomma, delle operazioni di scavo che ancora adesso vanno avanti, che insomma mi sembra tutto sommato, al netto dei bronzi, al netto di Lourdes, però mi sembra tutto sommato una comunicazione molto efficace, proprio perché non è stata una bomba buttata nello stagno e poi finito lì, ma proprio perché sta andando avanti, quindi le persone sanno di che, quando si parla di San Casciano dei Bagni, sanno di che si sta parlando. E anche il paese di San Casciano ne ha guadagnato in salute, perché chiaramente ora, a parte fondi che arrivano per poter proseguire gli scavi, però
Però comunque anche il fatto che verrà aperto il museo, anche il fatto che comunque sugli scavi ogni tot sono state organizzate visite guidate per spiegare appunto alla popolazione, alle persone, ai curiosi, agli interessati, appunto gli scavi in corso e cosa era venuto in luce. Quindi insomma San Casciano sta vivendo, che è un paese piccolo poi tutto sommato, sta vivendo un'ottima stagione di rinascita anche dal punto di vista turistico. Benvenga. Hai detto che probabilmente continueranno questi scavi, quindi c'è magari l'ipotesi che ne possano arrivare ancora di ritrovamenti? Allora, gli scavi si sono svolti durante tutta l'estate e stanno proseguendo ancora adesso, credo che si chiuderanno a ottobre perché poi quando inizia a piovere Beh, non si chiaro. lavora più. E da quello che è stato detto tra le righe, anche quest'anno sono uscite delle belle cose. E quindi appunto, to be continued, come si suol Esatto. dire. Vabbè, allora vuol dire che il museo sarà ben ricco nel momento in cui nascerà, probabilmente, insomma, ci sarà ben di più di quello che ad oggi si può vedere al Quirinale, si ipotizza, Ah, no? sì, sicuramente. Bene, bene. Allora, Marina, io ti dico grazie, insomma, per questa bella puntata, un approfondimento archeologico che quando vuoi tornare, sai che qui ti si accoglie sempre. Bene, Marina, bene. ovviamente la ritrovate nelle puntate anche delle Travel il mese prossimo, quindi resta sempre qui con noi. E nulla, io vi Volentieri. do appuntamento a settimana prossima con una nuova puntata. Vi ricordo che da domani il palinsesto torna in modalità musica non stop per tutte le giornate perché partiremo per la famosa Green Week, quindi vi raccontiamo l'evento direttamente sui social, su LinkedIn, quindi sapete, avete tutte le informazioni per seguirci. Io vi saluto, vi auguro una buona serata. Ciao Marina. Ciao e buona serata a tutti.